Meglio fare un tampone in più che uno in meno è una sorta di slogan, quello che lancia Onda TG Alessandro Grimaldi, il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, all'indomani degli ultimi ricoveri che fanno riferimento anche all'area Peligna. Nel corso dell'estate sono state ricoverate circa 60 persone nel reparto, quasi tutte con polmonite. Solo un paziente è stato trasferito in terapia intensiva, mentre altri due con problematiche pregresse sono deceduti. Negli ultimi giorni i ricoveri stanno via aumentando, anche se non in maniera esponenziale. Grimaldi guarda avanti alla stagione invernale alle porte e lancia un appello agli addetti ai lavori: meglio un tampone in più. Poi serve fare molti tamponi a pazienti che presentano sintomi, quindi non indugiare. Io lancio di nuovo un appello a tutti i medici e operatori sanitari del territorio. Il mio slogan è meglio fare un tampone in più che uno in meno. Cioè, quando c'è un paziente che ha sintomi anche vagamente compatibili e che rientra più o meno nei criteri, per fare un tampone bisogna farlo, perché purtroppo abbiamo visto nella nostra esperienza che ci possono essere persone apparentemente con pochi sintomi che poi alla prova dei fatti hanno, diciamo, anche quadri abbastanza gravi, cioè con pochi sintomi, ma che già presentano ad esempio quadri radiologici di polmonite. Quindi meglio fare un tampone in più che un tampone in meno. E poi chiaramente l'altra cosa, l'altro strumento che abbiamo rispetto alla prima fase è che adesso questi mezzi diagnostici sono molto più rapidi, quindi mentre prima dovevamo aspettare qualche giorno per avere una diagnosi certa di infezione da Covid-19, oggi dopo poche ore possiamo avere la diagnosi. In quanto ricorda il primario, ribadendo l'importanza di uno screening diagnostico per accelerare il percorso di ricovero e dimissioni, onde evitare sequele ed effetti negativi derivanti dal Covid-19. Grimaldi, nell'intervista disponibile sul nostro canale di YouTube, parla anche dell'importanza della vaccinazione contro l'influenza, che permette non solo di distinguere e isolare alcuni sintomi, ma anche preparare al meglio l'organismo ad agire contro il virus, per sviluppare cioè una sorta di immunità specifica. Per i primario sono due le parole d'ordine: tamponi e vaccini.